proprio, mi pare, ieri che io sono la sirena. E il printe passeva perché mi abitavo lì alla Madonnina, la casa lì proprio, vedevo di giù. Veniva El Biotti, che aveva il negozio alimentare, e veniva con un passo quasi di corsa, e la borsa, lui diceva, la borsa dei soldi, perché c'era il negozio, e veniva al rifugio. Lui era sempre il primo, perché dava paura, tutti avevano paura, so che mi guardavo giù e dentro. E lui, essendo il primo, veniva davanti alla finestrella che vedeva fuori, e lui lì, via via Poppi, che voi le pericolose, no? E me ne sta impresso che proprio mi sfora da un busato storoplano che fa una riga di fumo. Madonna, e dopo mi ha contato che erano sudamericani, i tedeschi erano su e nati su, i trovati e li ha portati giù. Noi ho visto, no? E veniva verso riva. Dopo, a Ceniga, gli ha detto che gli è scampati e non gliela frega forse più, allora là, padre, insomma. Che lì a Ceniga, che è lì sto sasso, ma grosso, proprio all'uscita di Ceniga per andare sull'altra strada lì, che arriva, e che sulla data di questi due piloti, insomma, no? Anni, non so, 10-15 anni fa, era venuto dei suoi parenti dall'America per vedere il luogo, dove, insomma, quello mi ricordo proprio così, insomma, mi dico quella roba lì, mi ricordo questo. Mio papà andava sulla monta a fare il fen e era sui tocchi dell'aereo e l'aveva portato giù parecchi tocchi di sta lamela, diceva questo è l'aereo che casca giù. E so che l'erano in alluminio, noi pensavamo di ciappare soldi, però l'erano in alluminio che non aveva il valore di quelle padelle, no? Perché era molto acciaioso, dai, che l'aereo l'avevamo venduto lo stemma, noi ciappavamo tanto, perché era bisogno di... Qui mi ricordo che aveva in lista i tocchi dell'aereo, che diceva che casca giù, che mio visto che ne va sul bondone, e diceva che le casca giù nel Pra, del suo papà del Valentino qui, l'ex sindaco qui, Valentino Sumadossi, del Domizio, la perà su e si è salvati tutti noi, che era venuto giù delle bombe, anche via chi ai Prati, proprio una bomba che l'ha fatta in bus, che il Giovanni qui, Franzelin, papà qui del Giorgio l'idraulico, e gli aveva dato il nome del camp, il camp della Busa, perché la bombola fanno abusa. La fortuna è che se la vengo in paese con la bomba lì, quasi no, 300-400 metri più su, insomma, per San Valentino, proprio fra Vezzano e San Valentino. No, era mio papà e mi conteva che una volta, ma noi, no, chi è uno qui del paese, è scampato come i tedeschi. E allora i tedeschi lo vedeva via sulla strada e lo mitragliava e l'altro giù dei gattoni su per il muro e si è salvato. Un altro invece ne nasce il camion dei tedeschi per cercare da mangiare e l'ha visto il par di stivali, ma allora tu stivali, ma tu anche era del nome di stivali. Dopo i tedeschi, noi ne volevamo capire, era lì. Era il camion finché a Danilo, perché non era la strada Santa Massenza, che era una strada vera, e venivi dentro quel camion di un l'altro e dormiva sulle scuole. La terrazza lì sotto, e dopo di snanno, sui pitelotti, pitelotte, e che abitava giù caramelle, cioccolata, non so neanche cosa era, te. E so che sono sul camion, e te, ero più piccolo, si vede, e mi buttava da chi, mi buttava da chi, non c'è pa' niente. Da lì a un momento ero lì così, mangiò un tedesco e mi fa. E aveva le scarpe in mano e si è sentato giù per messe le scarpe in mano e mi sa che una borsetta con giù caramelle e cioccolato. Oh, fuori a casa. Quindi era capo d'azienda, come ricordo che mia mamma gli veniva magari la sera qua a girare, la chiedeva delle uova e lui chiedeva palettò di militare. Le derfava, li fai vestire a noi.
che non era fastidio. Mi ricordo che dei fratelli, erano cinque, dei tre maschi, sono stato l'unico che ha fatto la comunione con le braghe lunghe, perché gli altri non erano stoffa, lo sta il primo. E dopo mi ricordo mio papà, scarpe, sopei, e noi non volevamo metterli perché i battevano. Allora ne metteva sotto la gomma dei copertoni, la tagliava e metteva sotto perché il fiamme era rumore, però ne aveva piuttosto scosse. E so che delle volte ti battevi nei sassi, crepe, male, però era così. Ricordo la mattina a colazione, delle volte che era un po' di latte, pane, delle volte delle mie fette polenta perché non era pane, delle volte non era neanche la polenta, allora magari se c'era un po' di minestrone avanzata la sera. Allora i tedeschi prima di camminare, si vede che avanzava un po' di... e che aveva tutti dei barattoli con già il minestrone. Allora si vede che ha detto adesso che fente, c'è una festa, gli ha dato tutti questi barattoli che erano lì in muccio. E poi ti aggiungo un cielo, come quando gli fai spaghetti da carnevale, e quando li ha scaldati, a lei, a ciappare un barattolo e via. E andiamo giù. E dopo lo tenne in giro, via a lavarlo nell'acqua, perché se no non ne andiamo più magari, e da lì, una volta per ciapparne ancora. Per questo ministro e gli ha dato tutti i paesani. Non so che mio fratello aveva visto anche lì proprio sotto il ponte, che era che ne aveva su, dove era accesa lì, che non era, che era stata che ne aveva su, che era come il portico, e aveva visto che abita i soldi che da fuoco. Proprio in pista al fuoco i soldi italiani. E perché io dovevo scappare? So che mio fratello una volta veniva a casa tu bruciava le ciglia qui. Perché io tolgo la polvere di cosa, la metà della linea da forte e la fa. Ma cazzo, andare sta roba. Ah, è roba che. Non se ne smette neanche. Così non c'è una guerra. Perché stanca tanta gente qua, anche mio papà, che aveva paura, e voleva lasciare prima di partire una valigia. Gli ha detto, se venì, fra un anno, e se no, per dire che domandai a mio papà, però fa, no, e magari è piena di soldi. Aveva paga, paura con gli sforzi, dopo ti te, tengo i tedeschi. Per cui chiude di sì, se dopo noi vende il ritorno, e anche di quei che li sottrava, magari ne sta ancora, dove magari che era una croce, un segnale da poter. Dopo anni di venire a trovarli, glielo aveva detto. Ciò che diceva una sera, tutte queste guai, perché passava Pippo, di sentire un aeroplano, madonna, lo stinno fuori dalla porta che andò per vedere la lucetta e bombardava, ne mangiò la roggia qui e trovava le bombe a mano. Le tirava su e le metteva al sole e dopo ne sceglieva, si fa. Tac, ma mica il giantarla, era quella che scioppiva, che era scioppiva mica perché nell'acqua magari. Anche da bocce, e dopo lei venne giù per le campagne, vedeva, era lì, una volta una mitraglia, lì tre in cancello, era armi dappertutto in giro, e lui guardava, pensava come fare, e ne tornava. So che dopo non si neanche perché era già grande, quel che vedeva si portava a casa tutto, che era così, anche per le morte, per una bomba stoppata, per poter mettere le mani, era diverso i fratelli, uno è morto, c'è una bomba, e dopo un dei migliori, in braccia, che stupava via, esplosione, gli mettevamo mano alle bombe,